Ragazzi, Giannizzero è proprio bravo. Sembri veramente un grande. Continua così, sei proprio forte. È proprio forte Giannizzero. Proprio bravo. Bravo. Amo, vogliamo vederti morto. Una cosa terribile detta con una gioia immane. Spero che moriate tutti un giorno, e spero che moriate prima di me, in maniera tale che io possa pisciare sulle vostre tombe. Maledetti, infami. Stiamo giocando a nascondino su Fortnite con la Tomodachi, se vuoi venire. Ma vaffanculo, pensavo che era Berardi. Ma che cazzo mi frega a me? Mi frega solo del fantacalcio. Raga, non ha visto un solo frame del film. Io giuro, mi stava facendo impazzire. Eh sì, è un ciclista Bellanova. Mio padre è il più forte. L'altro giorno gli scrivo: bro, ti prego, fai segnare quella merda di Sanabria. Non segna manco sotto tortura. Si mette a ride e mi fa: ti seguo sempre. Posso dirvi una cosa? Dreddo, oh, quello che stai per dire, eh? Aia, è un incipit brutto questo. Vero, è vero, l'ho sentito anch'io quell'incipit lì. Lo sto per dire, Dreddo. Quella vena polemica, questa frase che sta per dire. Analisa sopravvalutata, bro. Bella ragazza, simpatica. A giocare a Fortnite fa cacare. Boh, per il resto non so altro. Faccio vedere una giocata, raga. Vado. Porco di Dio! Me lo devi succhiare! Madonna! Hai cuore vita! Bandaie! Dai, Lukaku! Dai! Dai! Grande nero! Io addirittura video dove faccio sborrare il dildo, Cioè. Alta professionalità. Beh, sono entrato. La prima cosa che ha detto è: io ho video dove faccio sborrare un dildo. Sono uscito. Cioè, ma no, è lì che dovevi entrare. Va. Kylie Jenner. E qua mi sa che stavamo su Madison Beer. E mi sembra che questa era una Alessia Lanza, però di tempi buoni. E ricordatevi, ragazzi, 20% off Zano 20 su Vision of Super. Se volete prendere questo lubrificante che proveremo stasera io e Rebecca. Ecco, basta. Signori, ed è la prima chiamata. Comunque nella vita mi merito una che mi fa il cosplay di Tifa con la sesta di Zinne e mi fa: Alessandro, ti voglio tanto bene. E mi comincia a strusciare le Zinne addosso. Pesi anche lei, meme della ragazza sul divano. Ma poi al centro va tornata. Però non guardo TikTok. Come no? Quella che sorride dietro ci sono cinque ragazzi neri giganti, capito? Sì, sono io. Dov'è che vai al Mac? A Novegro vado. Bella questa stream. Bella, ne gradisco il contenuto. Mi fa molto piacere, Shib. Grazie, caro. Ok. Ciao Genna, grazie ai 5. Non me ne ero minimamente reso conto. La trappola dei Beats. Guardalo bene. Ma che cosa significa? Guarda gli occhi, sono tendenti verso giù. Manu, finisci la frase, eh? Beviamo sborra da un cazzo nero. Oh. Il colore della canzone.
il gol. Cosa? Cosa? Lo dice. Cosa? Alla partita mi ha fatto ridere Mazzarri, ha rage quittato dopo il gol. Poi alla partita goal. Mi ha fatto ridere che Mazzarri ha rage quittato dopo il gol. Un gesto né grossolano né maturo, solo infantile. Un gesto né grossolano né maturo, solo infantile. Cioè, se non ti banno per un'espressione di un'opinione, tu stai scrivendo a me che sono succube del re. Ma fratello mio, io streamo da prima che il re fosse chiamato re. Cioè, capisci di cosa ti parlo? Cioè, io ti banno perché tu sei coglione e non hai capacità di pensare. Non per quello che dici, perché non mi interessa niente. Io faccio nessun contenuto in comune con Gianmarco. Zero. Streamo da prima. Eccomi qui, sono Joliet, canto, nessuno mi capisce, porto due persone famosissime sul palco, il mio live fa schifo al cazzo, ma ehi! Non me ne frega un cazzo perché sono napoletano. Ci volete Sanremo, ma ci volete Sanremo! C'è una stocca di Sanremo e c'è una nuova vde! Gura chi resta la mort! Allora poi c'è muo da spatta un faccio! A tuo caso? Se l'ha fatto, Cilbe. No, Cilbe, poi da qua, oh, Cilbe, l'ha fatto forte. Vabbè, ma ho capito. Tira su, ma basta. Ma che servizio sono fatto davvero? Fallo forte, Cilbe. No, no, ma... Ma tiralo su. No, no, Cilbe, no, Cilbe, no, no, Cilbe. Vabbè, no, ma fammi fare Nina Nanna, sì, dai. Cilbe, dai, le palle. Oh, bello, mi piace. Oh, è da tanto tempo. Per la porta dopo l'annuncio della diagnosi di cancro, il re ha ricevuto a Gianmarco c'ha il cancro. Ecco perché è andato a Roma. Peccato. Te lo merita. Non mi importa niente se piaci. Non mi importa niente se piaci. È no idea of why this happening, because I had OBS opened for at least 1 hour and it was all okay. I started the stream and for some reasons at the moment the stream is so fucked up. It look like I'm fucking end on stream because it's the possibility of the life. Sì. I'm so calm, matey, I'm so calm. Giamma ha rischiato di prendere in frontale Jimmy. Bravo. Io ho schivato. Che comunque Jimmy non sta. Dov'è il mio tastino? Oh, l'ho preso. Anch'io, però il pomeriggio non c'era. Cazzo di merda. Ma no, sei per caso morto sniperato? Dov'è il pomeriggio? Pensato, niente. Ho 190 me lo ruba, basta! Basta! Beh, forse è morto. Non è DS, non c'è DS, vado io. Non c'è DS, vado io. Adesso non c'è, non c'è, non c'è. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome e venga il tuo regno, come adesso così in terra. Porco Dio, speriamo esplodano le loro case. No, no. No, fratello, fa impazzisco. Madonna.
Tira qua sotto, ok? Ciao, ci sta spiando, ci sta spiando. Bella frena! Ciao, testa di cazzo! Ehi, Marti, ciao, piccola, ma tua madre, coglione! Ciao, piccola. Ciao, coglione. E vaffanculo, oh! Ma che è? Ha fatti solo... Noi vinceremo. Vincere? No! No, ma che cazzo dici, Samu? Che non dici? Devi prendere l'elettricità da là per forza. Oddio! Non ci credo! Ma che box è? Che box è? Capito? Cioè io mi chiedo solo perché io come ci sono arrivato a essere la trasformazione dei Pandev? Ricordatevi sempre, ragazzi, la figa può essere un dono, ma può essere anche un grande male. Ma non è colpa della figa se pinza per sé, è colpa tua. È importante.